La sequenza della mattinata mi vede particolarmente fortunato perché dopo l'esposizione del generale, il quale ha messo giustamente l'accento sugli effetti di sconvolgimenti sociali della Grande Guerra, la mia relazione, questo lavoro a cui attendo e di cui presento qualche riflessione stamattina, è proprio legata a questo, la Prima Guerra Mondiale come fattore di cambiamento socioculturale in questo caso. Questa mia ricerca era partita per prendere una delle tante testimonianze scritte della Grande Guerra. Avevo pensato naturalmente a un testo meridionale visto il territorio, ma cominciando a leggere, vedendo che tra l'altro lo accenneremo più avanti, in questi ultimi due anni, dal 2014, anno dell'inizio della guerra mondiale per l'Europa, al 2015, anno dell'ingresso, del centenario dell'ingresso dell'Italia, sono stati pubblicati tanti testi, tra cui tanti meridionali. Ma andando alla ricerca mi sono accorto sapevo già di questa dissimmetria che c'era nella documentazione di quello che è stato più studiato nell'ambito delle scritture della guerra mondiale, cioè la corrispondenza. Sapevo di questa dissimmetria, dicevo, che c'è tra i documenti di corrispondenza conservati per il resto d'Italia e quelli del meridione. C'è un gap, come si dice, molto forte. Coloro che sono i massimi esperti di questo, li citeremo continuamente: Fabio Caffarena, Antonio Gibelli, che ha citato anche già il generale, sono anche animatori di questo corpus presso il Dipartimento di Storia dell'Università di Genova. Ci sono altre raccolte a Piero di Santo Stefano e c'è il Museo Trentino della Grande Guerra, che raccolgono, appunto, hanno come funzione specifica quella di raccogliere per lo più lettere. Su questo rifletteremo tra un attimo. Questa documentazione, almeno quella esistente, quella raccolta fino a qualche anno fa, nel centro meridione, fa la parte della Cenerentola. Quindi la domanda e la risposta poi che dà Fabio Caffarena qualche anno fa. E questo è l'interrogativo da cui parte il mio intervento. La risposta, lontano dal fronte, c'è questa carenza, questa minore presenza di documentazione dal sud. Perché? Perché sono lontani dal fronte, perché ci sono tassi di analfabetismo certamente maggiori al sud, spero. Oppure c'è qualche altra cosa? Risponderò più avanti alla domanda. Nel titolo del mio intervento c'è questo interrogativo, questo virgolettato, la questione meridionale, nelle scritture dei soldati e civili. Questione meridionale l'ho messo tra virgolette perché non è un'espressione mia, è ovviamente un'espressione storica riferita ad altro, ma che Fabio Caffarena usa per indicare proprio questo fenomeno. La questione meridionale nella memoria del centro-sud. E aggiunge alcune cose che dirò più avanti. Permettetemi prima però di richiamare due dati esterni, due dati circostanziali, alcune cifre che altrimenti ci sfuggono, poi cercherò di impostare il problema. Intanto una riflessione, vediamo che non scappi il PDF che invece è scappato. Allora, intanto una riflessione, vedete, questi dati sono i dati dei censimenti dalla 71 al 31, li trago da un vecchio ma sempre utilissimo articolo di Domenico Tarantini, addirittura del 59, ma sono tratti dai censimenti Istat. Se guardiamo il salto che c'è tra il censimento del 1911 e quello del 1921, è evidente che le regioni centro-meridionali hanno tassi di alfabetismo molto più alti di quelli del nord e del centro-alto d'Italia. Ma il dato che colpisce è che in questi 10 anni, 1911-1921, il tasso di analfabetismo al centro-sud è diminuito di molto. Calcolate e calcoliamo che in questi 10 anni 5 sono di guerra, più o meno. È un dato paradossale
E questo dato va unito alla grande produzione, qui mi servo di un altro documento, la grande produzione, la grande circolazione, eccola, non riesco a fermarla, di corrispondenza da e per il fronte. Vediamo se riesco ad allargarlo, si vede forse male. Trago questa illustrazione da un articolo della Lettura, periodico del Corriere della Sera del 19, ottobre 19, sono dati del Ministero delle Poste di allora. Numero di lettere spedite dalla fronte, segnalo l'uso femminile del termine fronte, il generale sorride perché conosce un po' di documenti dell'epoca e sa che era una delle varianti lessicali possibili, dalla fronte al paese 2 miliardi 137 milioni di lettere evase dal Ministero delle Poste, dal paese alla fronte 1 miliardo 809 milioni, da un punto all'altro del fronte 263 milioni. Se sommate tutte arriviamo circa a 4 miliardi di lettere. Hanno fatto un calcolo riferito al numero dei soldati, ogni soldato, diciamo, al giorno di media riceve o scrive 4-5 lettere al giorno. Qual è il punto su cui intendo soffermarmi? Ed è legato al dato precedente. Questa ondata di carta, questa voglia, questa bulimia di corrispondenza, naturalmente è dovuta alla condizione estrema di queste persone e dei familiari che stanno lontano da loro, ma è un potentissimo volano per diffondere l'alfabetizzazione. La gran parte dei nostri soldati, qui i generali mi darebbe ragione, erano di condizioni umili, erano contadini, erano operai e quindi sentono la necessità di scrivere, e questa necessità di scrivere innesca anche dopo la guerra l'aumento del tasso di alfabetizzazione che cresce in questo modo. Tra tanti effetti della guerra c'è proprio questa questa volta positiva, possiamo dire, spinta verso l'alfabetizzazione. Si va in trincea con la lingua e si va in trincea cercando, per l'espressione di Francesco Sabatini, di uscire dalla solitudine linguistica scrivendo, dandosi una ragione. Questa è una premessa a quanto cerco di dire e su quanto sto riflettendo. Il mio problema è appunto cercare di capire se e come questo gap che c'è, questa differenza che c'è tra nord e sud, sia dovuta a che cosa, e qui mi servo un pochino delle conclusioni a cui sono giunti appunto colleghi storici che se ne sono occupati della questione. Notato questa differenza, Caffarena scrive: durante la guerra la gente comune scrive anche al sud, forse meno, considerato appunto l'alto tasso di analfabetismo, ma in ogni caso non così poco da giustificare una voragine epistolare tanto evidente. Quindi non basta il tasso di analfabetismo maggiore al sud per spiegare questo crollo. Come lo spieghiamo, sempre secondo lui? Un primis, una non diffusa sensibilità da parte di studiosi e istituzioni meridionali, chissà quante lettere ci saranno. Ho calcolato che questo che sto leggendo di Caffarena è del 2005, ci sono interventi successivi, ma diciamo la situazione, il giudizio è più o meno quello. Una non diffusa sensibilità, quindi gli archivi sono stati meno esplorati, le iniziative di raccolta al centro nord sono state più attive e soprattutto nelle zone di guerra. A proposito delle zone di guerra, Caffarena introduce un altro argomento, una sensibilità diversa, un diverso impatto emotivo delle testimonianze scritte. Le terre indelebilmente solcate dalle trincee della Grande Guerra, in queste terre tali scritti, la corrispondenza travalica il valore affettivo legato all'autore, magari caduto durante la guerra, per diventare una testimonianza di riconoscimento collettivo di un'intera comunità e delle proprie radici storiche. Quindi, al nord si sarebbe più sensibili perché lì insiste la guerra, lì sono i teatri di guerra e lì la scrittura diventa anche un segno di appartenenza a una comunità. Ma non basta.
la lacuna della memoria popolare, continua Caffarena, sembra ampliarsi man mano che geograficamente ci si allontana dal teatro della Grande Guerra. Quindi, e questo ripeto è l'interrogativo con cui si apre il titolo della mia riflessione. Lontano dal fronte, è proprio vero che allontanandoci dal fronte viene meno questa sensibilità, e aggiunge Caffarena, l'assenza di un'efficace rete di trattenimento della memoria collettiva popolare della Grande Guerra al Sud può essere messa in relazione al diverso coinvolgimento sociale. Manca, cioè, la sensazione di appartenenza della gente comune ad una storia tanto luttuosa e dolorosa quanto disgiunta dai luoghi dell'esistenza quotidiana. D'altra parte però si fa rilevare che queste considerazioni non valgono per le classi più elevate. Come dire, al sud i poveracci sentono la guerra, sono costretti ad andare in trincea, sentono la guerra come lontana e quindi si scrive di meno e quindi c'è meno documentazione. È proprio vero tutto questo? Si possono fare alcune osservazioni. Primo, dal 2005 e successivi a oggi, ve l'ho detto, la situazione della pubblicazione dei documenti è completamente cambiata. Cito solo due episodi, mi ero appuntato una serie di documenti provenienti dal sud che sono stati pubblicati, il tempo corre, voglio arrivare ad altro. Ricordo solo due iniziative. Questo portale, gran parte di questi documenti ormai sono accessibili in rete, sono realizzazioni preziose perché consentono anche di vedere gli originali, e oltre alle trascrizioni, quindi si ha anche una visione proprio diretta della diversità di supporto di questa documentazione, ne parliamo tra un attimo. Ci sono due iniziative tra 2014 e 2015. Il portale La Grande Guerra, i diari raccontano, dell'archivio dialistico di Piero di Santo Stefano e del gruppo editoriale dell'Espresso, si tratta di qualche cosa come un migliaio di documenti. Molti dei quali, ho provato a vederli, sono tantissimi dei quali vengono direttamente dal sud, sono state fatte delle campagne di raccolta, quindi di tutto questo bisognerà tener conto se, ripeto, vogliamo verificare se questo giudizio è vero. Secondo aspetto, e su questo tornerò tra un attimo, secondo aspetto, io nel titolo ho messo scritture. L'impressione che fino adesso si sia trattato da parte degli storici solo o prevalentemente di lettere di corrispondenza, che è uno dei generi. Giustamente il portale dell'Espresso e della Pieve Santo Stefano parla di diari, che è un'altra cosa. E spesso questi diari sono affidati a taccuini, quadernetti che i soldati tenevano nella giubba, sul petto, eccetera, che sono stati mandati a casa. Quindi direi non solo lettere, ma anche documenti d'altro tipo, memorie, che spesso sono state scritte non in articolo bellico, cioè non all'atto della guerra, ma subito dopo. E quindi, togliendo le opere letterarie famose, Un anno sull'altipiano di Cusco, eccetera, eccetera, ma ci sono infinità di questi testi ancora da vedere, quindi anche qui cautela. Terzo e ultimo argomento, e qui rientro un po' nello specifico professionale mio, sono tipi testuali e generi testuali diversi, ma al di là della diversità di tipi e generi testuali, va tenuto conto della diversità, noi la chiamiamo diastratica, cioè di diversa diversa livello socioculturale. Quindi possiamo, a questo punto, e salto subito qui, individuare tre tipi di documentazione. Quelli in italiano cosiddetto colto, e qui ho esempi anche recenti. Il generale parlava di medici, di infermieri, di ospedali, ci sono decine e decine di medici, spesso del sud, che operano in strutture militari e scrivono. Cito solo uno tra questi, il medico rimasto anonimo perché la collega Luisa Menta dell'Università di Palermo non ha voluto rendere noto il nome,
che lavora all'ospedale di Trani, è un medico laureato. Abbiamo questo diario del capitano Giuseppe Carruba Toscano di Caltanissetta, che è un ufficiale veterinario in servizio. E naturalmente quando scrivono, e non solo lettere, ripeto, ma diari, memorie, eccetera, eccetera, portano con sé dietro la loro formazione universitaria, perché sono laureati, e quindi questo tipo di documento è un documento con una veste linguistica e con una serie di conseguenze, diciamo, di atteggiamento, beh, un pochino diverse da, vado dall'altro lato, dall'altro estremo della, di questa tripartizione, di questo continuum scalato in tre gradata, da quello dell'italiano popolare, come lo chiamava, adesso vi dico chi, cioè Leo Spitzer, ne riparliamo tra un attimo, e ovviamente si passa invece per l'infinità di documenti che appartengono al cosiddetto, a quello che io ho definito italiano medio, ma che sono opera di ufficiali, di sottufficiali, di gente che insomma ha fatto quella che oggi chiamiamo le scuole medie e medie superiori, ma non è arrivata alla laurea, che parla un italiano che oscilla tra i poli dell'italiano letterario scolastico da un lato e della lingua d'uso colloquiale dall'altro. Quindi quando parliamo di del fenomeno della scrittura nella Grande Guerra, dobbiamo tener conto di queste articolazioni. Articolazioni in genere, articolazioni in diastrafia, cioè dal livello di competenza linguistica. Se mettiamo tutto questo, il quadro che cominciamo ad avere già sul sud cambia abbastanza radicalmente. Cito solo, e qui so di fare contento Paolo De Marco, cito un vecchio libro di Adolfo Modeo, Momenti della vita di guerra, che raccoglie testimonianze alte, che rientra tutto nella fascia di italiano tutto, per vedere se c'è questo atteggiamento di distacco, di lontananza dal fronte degli ufficiali, dei soldati, delle truppe del centro-sud. Beh, tanto si deve tenere presente pure quello. E spesso sono documenti retorici, sono documenti talora forse manipolati da Modeo, qui Paolo credo che mi dà ragione, ma tuttavia sono documenti intanto da vedere e verificare. Per quanto riguarda l'italiano medio, poi io non posso dare esempi, me ne permetterete due, e con una piccola sorpresa, sono d'accordo con Simonetta, alla fine un testo che non è una lettera, non è qualche cosa, ma è un testo, ve lo dico dopo. Ho preparato una serie di esempi di tutte e tre le fasce, ma non riesco a leggere. Ne leggerò due, uno dell'italiano medio, è questo tenente Flavio Gioia, il nome, la storia si diverte ogni tanto, appunto Simonetta sorride perché Flavio Gioia è un nome caro ai geografi, direi, però è un tenente, tra l'altro del Sannio, quindi di vicino a Benevento, e il quale si porta a Santa Croce del Sannio, si porta dietro questo, anzi tre taccuini che manda regolarmente in famiglia. Ma ha colpito questo, leggerò solo questo del 13 di giugno, siamo subito dopo l'ingresso in guerra dell'Italia, diciamo l'attività bellica non è ancora troppo forsennata, e colpisce in questo breve testo, faccio in tempo a leggerlo credo tutto, la mescolanza intanto stilistica ma anche di fatti e di atteggiamenti. 13 giugno 1915, domenica. Dalle 22 di ieri all'ora di stamane sono stato in un piccolo fienile, un vero nido d'amore, insieme con Barbarina, una fanciulla venuta dall'Austria da poco tempo. La guerra crea anche strane solidarietà. Conquista completa, puntini puntini. Oggi è venuto a visitarmi mio fratello. Notate la violenza di temi e la diversità di trattamento di temi, e soprattutto vi prego, guardate anche la lingua media che cerca di dominare questo sottotenente. Oggi è venuto a visitarmi mio fratello, non so descrivere l'emozione provata all'annuncio del suo arrivo. Ho passato una giornata lieta e triste allo stesso tempo. Egli, notate l'uso letterario di egli, noi diremmo lui adesso, domani andrà di nuovo via, lo rivedrò ancora, sarà forse l'ultimo bacio che ci daremo. Notate che il bacio ricorre a proposito del fratello, non a proposito dell'altra situazione. No, perché pensare male?
dotate la forma Elisa, pensar male, molto letterale, auguriamoci di rivederci dopo la guerra, senza la soluzione di continuità. Ho rivisto BB, è venuta nella mia camera, si è coricata sul benetto a riposare, stasera poseva il mio capo sul guanciale, dove lei ha posato il suono, date il giro di frase alla D'Annunzio quasi, dormirò sotto le coltri in cui ancora impresta l'orma del suo corpo divino. Domani spero rivederla, notate la mancanza del dirigente l'oggettiva, e ribaciarla. E scendiamo di un frammento un po' più giù e invece arriviamo al grande oceano delle scritture dei cosiddetti semicolti. Semicolti o semi-incolti è la dizione che attualmente corre negli studi linguistici. È la forma un pochino più precisa della etichetta italiana popolare che nasce proprio con i lavori sulla Prima Guerra Mondiale, da un grande libro di un grande personaggio, vediamo, questo qua, italienische Kriegsgefangenenbriefe, sembra quasi uno scioglilingua, lettere di prigionieri di guerra italiano, materiale zu einer Charakteristik der volkstümliche italienische Korrespondenza. Del materiale per una caratterizzazione dell'italiano popolare della corrispondenza. Ecco, qui nasce qui. L'autore di questo libro è Leo Spitzer, grande filologo romanzo, grande linguista, grande critico letterario, che lo Stato Maggiore austriaco mette a capo tra il 15 e il 18 a uno dei cinque uffici di censura della corrispondenza dei prigionieri italiani in Austria. In questa veste lui mette le mani sulla e deve indirizzare i suoi sottoposti a censurare, qui il generale mi direbbe come e perché, le lettere che i prigionieri mandano al fronte o che ricevono, eccetera, mandano a casa o che ricevono da casa. Questo gli fa scoprire un universo linguistico totalmente nuovo. Questo italiano popolare finora non rappresentato, non attestato, gli balza davanti. E lui scrive due libri, questo famosissimo, da cui deriva questa etichetta di italiano popolare, l'altro libro pubblicato un anno dopo, sulle circonlocuzioni del concetto fame nella corrispondenza dei soldati italiani. Perché circonlocuzioni? Perché fame, privazioni per i prigionieri non possono essere dette perché la censura le blocca. La censura blocca tutto quello che riguarda il trattamento più poco umano, poco cortese di questi prigionieri di guerra a norma della Convenzione di Ginevra. E quindi devono ingegnarsi a trovare delle circonlocuzioni, delle perifrasi per poter evitare fame e per poter però chiedere a casa viveri, pacchi, eccetera, eccetera. Quindi da qui, da questi libri del 21-22 di Spitzer, questa storia particolare, nasce questa riflessione e questa serie lunghissima di studi sull'italiano popolare. Ripeto, l'italiano dei semicolti è più preciso perché dice il parametro popolare è un concetto difficilmente circoscrivibile anche dal punto di vista sociologico. Semicolto è relativo al livello di istruzione, quindi è più facilmente e più oggettivamente misurabile. Ecco perché preferiamo questa denominazioni di semicolti o semi-incolti, come dice qualche altro autore. Questo è una gran parte della documentazione, ripeto, ma non tutta la documentazione. Se ci basiamo solo su questo grado della scala e se ci basiamo solo sulle lettere, rischiamo, specialmente per il Sud, aggiungo, di avere una visione del tutto particolare, del tutto parziale. Avevo preparato anche qui alcuni documenti, ne leggo solo uno, non in omaggio al generale, me l'ero messo da parte da me, ma tratto non da una corrispondenza verso il fronte, ma tratto da un'altra fonte che noi forse abbiamo un pochino trascurato, le lettere che circolano nel regno e soprattutto le lettere anonime mandate al re, lettere di protesta, sono state raccolte, Paolo vedo che annuisce, quindi già sa dove vado a parare, da Renato Monteleone nel 73,
sono appunto le lettere al re 1914-18, in cui anonimi per lo più protestano al re, con il re per la guerra, per le grandi sofferenze, quindi in questo caso è una popolana di Napoli, è una donna, quindi lo capiamo dalla lettera tra un attimo. Come vedete la lingua, essendo semicolta, è fortemente legata alla estrazione dialettale della scrivente, e c'è tutto l'orgoglio. Leggendo questa lettera, la leggo spesso anche nei miei corsi in università, dico sempre che tanto c'è tutto l'orgoglio, tutta la la intraprendenza napoletana, l'indipendenza napoletana, e diciamo, da persona di cultura media, mi viene in mente che Napoli nella seconda guerra mondiale è l'unica città, la prima città che si libera da sé. L'atteggiamento di questa popolana è un po' un archetipo da cui nasce poi questo. Napoli, 10 gennaio 1916. Leggo come posso, non potete chiedermi la cadenza napoletana, non la ho. Sua Maestà, vi preghiamo, noi tutti i regni della popolazione, che stiamo molto estegnati, che deve finire la guerra, sino viene un guaio, perché tutti i regni del popolo vogliamo i nostri figli e i nostri mariti, e non vogliamo più spargere sangue, che stiamo molto avviliti. E spero che ci accorderete questo sentimento, e spero che finisse, altrimenti la finirà tutto il popolo del regno. Poi, se non la fate finire con Salandria, che è stato citato per l'appunto dal generale, che in tutto il popolo ce l'abbiamo con Salandria, di tutti i regni che lui ha chiamato la guerra, e con lui la finiremo. Basta, non mi prolunga più. Buon intenditore, poche parole. Vogliamo subito la pace, avete capito? Notate in voi di rispetto meridionale. Pace, pace, pace. Grazie, Sua Maestà. L'applauso va alla popolana e non a me, per carità, ma finisco con un documento che non c'entra con la corrispondenza, non c'entra, però come dire, incarna questo spirito delle classi semicolte da parte di un grande poeta, di un grande autore. È scritta, appare nel Messaggero di Roma, questa poesia, il 31 gennaio 1915, anticipa di 100 anni il nostro centenario. Trilus. Qui cerco di leggerla un po' meglio perché è un po' più vicina alla mia origine di questi. Da qui a 100 anni, quando ritroveranno nel zappare la terra i resti dei poveri soldati morti e ammazzati in guerra, pensate un po' che Montarozzo d'Ossa, che fricandò tedeschi, scapperà fuori della terra smossa, saranno eroi tedeschi, francesi, russi, inglesi, di tutti i paesi, o gialla, o rossa, o nera, ognuno avrà difesa una bandiera, qualunque sia la patria, o brutta o bella, sarà morto per quella. Ma lì sotto, però, diventeranno tutti compagni, senza nessuna differenza. Nell'occhio vuoto e fondo non ci sarà né l'odio né l'amore per le cose del mondo, né la bocca scarnita non resterà che l'ultima risata alla minchionatura della vita, e diranno tra loro: solo adesso ci avremo perlomeno la speranza di godesse la pace e l'uguaglianza che ci hanno predicato tanto spesso. Grazie.